Ciao a tutti, sono Spiga98 e benvenuti in una nuova puntata di Splinter Cell Blacklist. Eravamo rimasti qui, dovevamo salvare questa persona. E eravamo rimasti sul fatto che non ho armi. Granata fumogena. Non ho armi. Questa non me la fa prendere, non so perché. Forse perché devo tenere questa persona. Quindi mi sa che dovrò contare molto sul corpo a corpo. Anche perché non mi potrò nascondere. Stai zitto. Se mi fa scoprire, giuro che lo ammazzo io. Ma si può fare? Oddio. Oddio, sto per morire. Brutte notizie, Sam. Stanno mandando dei rinforzi verso di te. Oddio, sto per morire. Così stai corpo a corpo con questi idioti. Come faccio senza armi? Andiamo. Mi terrai al sicuro, vero? Sì, contaci. Abbiamo qui granata fumogena, può andare. Mancanza d'altro, non hai visto. Entriamo in posizione. Stanno mandando dei rinforzi verso di te. Ok, non so proprio cosa fare. Non so cosa fare. Andiamo. Mi terrai al sicuro, vero? Ah, perfetto, la stordente. Stai inchinato e fai silenzio. Una. Devi stare muto. Io te dovrei passare. Ne ho due e ci sono due persone. Ce l'abbiamo fatta. Scherzi, non ho nemmeno le scarpe. Muoviti. Proprio così. Cioè. Che cazzo fai? Aggrappati. Cosa? Perché? Fallo. Vai, vai! Ok. Guarda! Rix, stiamo arrivando. Che cazzo fai? Idiota. Per fortuna che c'è il nostro amico. Abbiamo finito? Non ci posso credere. Sì. Perfetto, finalmente dopo due o tre puntate che facevamo questa missione. Vogliamo vedere i punteggi? Caricamento dati. Fantasma. 4, 600. Non so quantificare, non so. Beh, non è male comunque. Ok. Pantera.
Beh, non è proprio. Nemici evitati zero, li ho uccisi tutti, oppure storditi. Assalto. Ok, basta, non più voli. Conto bancario. What? Ho 147.490 dollari. Credo di potermi comprare qualche arma. Perfetto, mi ci voleva. Cazzo, è proprio necessario? Sì. Parla. Sei settimane fa mi contatta un cliente. Voleva armi da fanteria, dei Katyusha, un cazzo di lanciamissili. Ed era pure disposto a pagarmi bene. Era un buon affare, ma troppo buono. Le armi del primo attacco Blacklist. Vendo armi a un sacco di gente, ok? Ma di solito non colpiscono basi americane. Chi è stato? Tutto quello che so è che continuavano a Scusate. parlare dell'attacco all'ambasciata di Vienna, ne andavano fottutamente fieri. In quell'attacco sono morti centinaia di innocenti. Sì, merda, è ciò che sto dicendo! Questo tizio è un mostro, un orco bastardo, Senti. ok? E lui non lascia mai tracce. Ai, giornata di merda, dico bene? Questo qui. Cosa? E questo che cazzo è? The Sei fuck? consegnato per la protezione. È per non farmi uccidere da voi stronzi per Guam, già. Briggs, porta via tu questo bel carico. Con piacere. E questo che significa? Grim, tu e Charlie scoprite tutto quello che potete sul misterioso cliente di Cobin. Si va a caccia. Quanto cavolo è doppiato bene. Completata. Che andiamo nell'IMS. Parla con Green per potenziare l'abitacolo. Qual è la situazione? Sam. Quanto è grave il post Benghazi? Dobbiamo promettere di riportare Cobin sano e salvo. È utile? È ansioso, rabbioso e soprattutto fastidioso, ma credo che sappia qualcosa di utile. Tienimi aggiornato. Comunque, Sam, fammi sapere se intendi potenziare l'aereo. Possiamo migliorarlo sotto molti aspetti. Abitacolo. Accendere ad armi mitico. Quant'è che costa? Aspetta. Cosa? Ah, no, no, no. Ok, facciamo un altro giorno i potenziamenti. Veloce, torna al paladin. Voglio comprarmi un'arma nuova. Appena carica, naturalmente. Beh, questa puntata è stata abbastanza redditizia, comunque, dai. Non possiamo lamentarci. Quanto ci metti? Quanto hai intenzione di... Ok. IMS. Eccoci qua. Sunfish, dotazione A. Pistola. Ai ai ai. È silenziata? No, no, fermo, fermo, cosa acquisti? La voglio silenziata, naturalmente. È possibile dopo personalizzare un'arma, giusto? Ok, perfetto. Allora, quanto costa? Silenziatore. Ok, si può mettere comunque. Io la compro. Quanti soldi mi sono rimasti? 16.000. Speriamo che mi bastino. Cosa ho fatto?
Ah, mirino grafico, comunque, dai. Oddio, ho sprecato soldi. Potevo metterci. Vabbè, lasciamo stare. Arma alternativa. Ok, non possiamo comprare niente. Arma speciale. Pistola assordante. Balestra, quanto è bella questa, eh? 100.000. Aia. Ok, dai. Possiamo mettere un nome? Spacco. Bottiglia. Ammazzo. Famiglia. No, spacco bottiglia e basta, ok. Spacco bottiglia. Perfetto. Abbiamo un'arma nuova almeno. Bene. Che cosa facciamo? Perché non ce n'è una in Italia? Spia, vuoi essere mercenari? No, lasciamo stare. Facciamo questa. No, dov'è questa? I negozianti stanno registrando vendite da record per alcuni beni. I supermercati non riescono a tenere scorte di latte, acqua in bottiglia e cibi in scatola, mentre altri rivenditori hanno esaurito le anzi. Le armi. Facciamo. Oggi la facciamo più corta la puntata, così iniziamo direttamente nella prossima puntata. Quindi questa puntata finisce qui. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, condividete e iscrivetevi. Vi ricordo che mi potete trovare su Twitter, su Google Plus e naturalmente sul mio sito spiga98.x10.mx. Vi aspetto sul mio canale. E niente, il video è finito. Ciao a tutti.